esordito in nazionale azzurra nel 1988. Ama gli U2 ed è un ottimo giocatore di tennis. È di Perugia e ha giocato più di 20 stagioni nel campionato di Serie A. Oggi a Volley Zap facciamo un tuffo nel recente passato ed andiamo a sentire, dopo tanti anni di volley, come è cambiata la vita del grandissimo Damiano Pippi. Beh, da quando ho smesso di giocare sicuramente la mia vita è cambiata molto. Ho riscoperto il fine settimana il piacere di potermi godere la famiglia e dare spazio ai miei hobby, in particolare il tennis, che è sempre stata la mia passione. Durante la settimana invece non ho orari d'ufficio da dover rispettare, quindi lavorando insieme a mio fratello nel settore immobiliare riesco a gestirmi comunque l'organizzazione settimanale e quindi a trovare anche un po' di spazio per mantenermi in forma. La città a quale sono rimasto più legato è certamente Modena, non solo perché ci ho giocato 10 anni, ma perché ho vissuto emozioni veramente forti. È una città che vive di pallavolo, quindi si respira un'atmosfera particolare tutta la settimana, e vincere a Modena è un qualcosa di speciale, perché l'atmosfera dentro il parasport che riescono a creare i tifosi è unica e ti fa provare delle emozioni veramente meravigliose. Poi lì è nato mio figlio, quindi ho avuto l'opportunità di conoscere tanta gente, e per noi Modena era un po' una seconda casa. Per quanto riguarda il ruolo di schiacciatore che ho fatto nella prima parte di carriera, credo che non ci siano più giocatori che mi possano assomigliare, in quanto la pallavolo è diventata molto più fisica, meno tecnica, non esistono più in pratica degli specialisti di ricezione. Mentre per quanto riguarda il ruolo del libero, mi piace molto Colaci, perché è veramente un libro dal punto di vista tecnico, è un esempio per i ragazzi che si avvicinano alla pallavolo, in particolare al ruolo del libero. La vittoria più bella è sicuramente lo scudetto che ho vinto a Modena nel 2002. Palapanini, quando vinci, ti regala delle sensazioni uniche, c'è un pubblico meraviglioso, quindi anche se probabilmente non è stata la vittoria in assoluto più importante, però è stata la vittoria che mi ha regalato le emozioni più forti, senza dubbio.